Torna Dottor Wisp, la trasmissione che è più che una trasmissione, è un servizio vero e proprio che il Comitato Wisp Abruzzo e Molise vuole offrire agli sportivi, ai meno sportivi, coloro che non sanno ancora che a brevissimo, forse anche grazie ai nostri consigli, diventeranno degli sportivi. Oggi il mio Dottor Wisp è Roberto Sara che torna in studio. Devo dire, Roberto, a grande richiesta perché la puntata precedente che abbiamo fatto ha stimolato molto l'interesse per quanto riguarda lo spinning. Abbiamo risposto in quella puntata a molte persone che mi avevano fatto domande in merito a questa, però oggi andiamo molto più sullo specifico. Tratteremo lo spinning per quanto riguarda l'allenamento dell'atleta professionista o amatoriale. E lo tratteremo appunto come mezzo di allenamento. Per cui, Roberto, la prima cosa che vado a chiederti è proprio se lo spinning può essere un mezzo di allenamento utile o comunque strumentale a tutti gli sport, e per quale sport lo consigliamo di più, per quale sport eventualmente lo sconsigliamo. Ciao a tutti, intanto la risposta è sì, partendo dallo sport più vicino, è quello del ciclismo, in quanto lo spinning è un po' la trasposizione indoor dell'allenamento ciclistico su strada, quindi nasce con questa idea e pertanto chiaramente il ciclista amatoriale fino al professionista può trovare come strumento di integrazione alla sua bike personale, quella di allenarsi con lo spinning, andando a ottimizzare sia le componenti di resistenza che quelle di forza Certo. resistente. Dall'altra parte anche le altre discipline sportive, il running, no? Tu stesso, no? Certo. Vivi questa disciplina, vedo diversi ragazzi che per integrare la propria condizione di base, ma anche talvolta vedo soprattutto nelle discipline di alto impatto articolare, l'esigenza di switchare, no? Di sviluppare degli allenamenti che vadano a preservare questa componente muscoloscheletrica, ma andando comunque a mantenere molto attiva la componente cardiovascolare piuttosto che quella muscolare. Mantenendo attiva la componente cardiovascolare, oltre che quella fisica, mi verrebbe da pensare che può essere molto efficace per gli sport di endurance, probabilmente meno per quegli sport di esplosività e di velocità. È una sensazione oppure effettivamente è così? La consiglieremmo ad esempio a dei tennisti, a dei velocisti, a dei pallavolisti? Intanto, dentro quello che è lo sviluppo delle capacità condizionali generali, la situazione di esplosività, quindi di velocità e di forza, prevedono lo sviluppo dell'altra capacità condizionale di base. Se puoi Perfetto. essere veloce, devi essere forte, per essere forte devi essere resistente. Pertanto, con le giuste attenzioni, perché poi dopo bisogna cercare di preservare le componenti di fibre veloci, ma anche quelle resistenti hanno una loro, attenzione. Abbiamo parlato della componente muscolare che viene stimolata, abbiamo parlato anche di quella cardiaca, perché so che una lezione di spinning, poi entreremo nel vivo, può essere anche particolarmente intensa e stimolante, ma io credo che lo spinning, specie con un istruttore bravo come te e con un coinvolgimento importante, vada a stimolare anche molto la motivazione e la componente mentale dell'atleta. Diciamo che nasce anche originariamente per far sì che la componente fisica venga supportata dalla componente mentale, avendo anche delle origini dentro quelle che le arti orientali, no? Che partono da questa idea di capacità di grande concentrazione. Noi siamo abituati a sentirci dire respira profondamente, concentrati, per poi trovare, no? Questa grande sinergia con la tua fisicità. Lo spinning, e anche nella formazione dei tecnici, si insegna a mettere dentro alcuni elementi in maniera conseguenziale e logica, per cui per trovare la concentrazione devi saper gestire la respirazione, per poi trovare un buon balance nella componente fisico-mentale, insomma. Non a caso io credo che un istruttore di spinning debba saper coinvolgere, ma debba proprio istruire sull'utilizzo della bike, oltre che sulla capacità proprio di spingere e andare anche oltre i propri limiti. Ricordo, stiamo parlando di atleti evoluti che quindi devono essere tenuti ad andare oltre. Sì, devono sapere, diciamo, conoscere intanto quelle che sono le proprie risorse,
e anche certo. svilupparle. Quindi molte volte si dice che la mente guida le gambe per lo spinning, o comunque la mente guida il corpo, no? Per tutta l'attività sportiva. È questo, tu in realtà diventi un grande allenatore di te stesso, capace di stimolare la giusta componente in quel momento, se sei in gara chiaramente di fare qualcosa in più. Torniamo proprio nello specifico dello spinning come mezzo di allenamento. Capito che può essere utile a tutti gli sport, vado a chiederti qual è l'obiettivo di questo mezzo di allenamento, perché io ad esempio ogni tanto faccio una lezione di spinning blanda per recuperare, non ho mai provato a fare una lezione di spinning magari per stimolare e quindi costruire. Sì, talvolta, come magari lo fai tu, il runner, il triatleta, il ciclista, comunque uno che arriva a una disciplina diversa da quella specifica, può usarla proprio come recupero attivo, no? Quindi sviluppare un'intensità medio-bassa, monitorata con le sensazioni, con un cardiofrequenzimetro, oggi con le nuove bici che rilevano i watt, per far sì che il recupero attivo venga sostituito da quello passivo. A questo punto ti chiedo, facciamo un esempio pratico di una seduta di spinning, quindi durata e tipologia di recupero. Ok, quindi questi 45-50 minuti dove tu con delle velocità preimpostate e guidate dall'istruttore, in una situazione cosiddetta di agilità, quindi bassa resistenza e una continuità, no? Come se fossimo nel running, una corsa molto blanda, ma che cerca di comunque anche di stimolare la componente neuromuscolare, non facendo sentire un impegno elevato nella componente muscolare, ma neanche nella componente cardiovascolare. Credo che la parola magica sia proprio agilità. Per il recupero dobbiamo andare agili senza spingere più di tanto, proprio per stimolare la circolazione senza andare a creare dei sovraccarichi. Invece per quanto riguarda una seduta di allenamento nella quale andiamo a stimolare la componente aerobica o... Okay. Componente aerobica che può essere più di tipo endurance, no? Resistenza, quindi magari mantenendo anche un numero di rivoluzioni al minuto mediamente alto, però far sì che la componente resistiva cresca per avere delle risposte cardiovascolari interessanti, quindi sempre in regime aerobico. Ecco, quello volevo chiederti, nel momento in cui andiamo a costruire a livello cardiaco, in che regime andiamo a lavorare? Facciamo anche un esempio. Gli esempi classici possono intanto quello di rimanere sotto quella cosiddetta soglia anaerobica. Se è monitorata da sensazioni, se fossimo in una scala da 1 a 10 direi di non andare oltre un livello 8, un 80-85% della frequenza cardiaca massima, se ottenuta anche dentro contesti specifici meglio, mantenuta continuativamente nel tempo, in questo caso può essere 50 minuti dove tu ti alleni a quella stessa intensità. Quindi una seduta di recupero nel tempo ha più o meno la stessa caratterizzazione di una seduta, diciamo, di potenza aerobica, cambia, sempre sui 50 minuti. Cambia l'intensità di risposta del soggetto che si allena. Se nella componente di recupero ha un'intensità 50-60-65% della frequenza cardiaca, e quindi immagino che per soggetti più o meno della nostra età possono essere valori 120-130-140 battiti cardiaci, se si va in potenza aerobica si sale di 20-30-40 battiti. Ma esistono allenamenti più lunghi o più corti, oppure normalmente si riesce a colpire l'obiettivo qualunque esso sia rimanendo limitati ai 50 minuti, un'ora? La standardizzazione e i protocolli hanno studiato che in 50 minuti si possono dare dei buoni stimoli di adattamento sia per la componente di endurance che per la componente eventualmente di forza resistente, se voglio spostarmi in un altro ambiente di allenamento, e anche di recovery. Quindi questo quindi è più o meno siamo tutti su questa tipologia, ma quante volte a settimana, o comunque quanti inserimenti di spinning possiamo fare in un microciclo settimanale o bisettimanale per raggiungere l'obiettivo, magari sia di recupero che costruttivo? Intanto la seduta di recupero probabilmente ne inserirai uno, al massimo due, a seconda di quella che è stata la tua periodizzazione fatta precedentemente. Per il resto continuiamo nello standard del vivere
due, tre, quattro sedute settimanali in grado di equilibrare i vari stimoli di adattamento. Anche perché parlando di un mezzo di allenamento alternativo, parliamo di atleti che già si allenano su altre tipologie di sport e che quindi inseriscono per migliorare, diciamo, per integrare il proprio programma. Una domanda che mi fanno in tanti e che sinceramente anch'io mi piacerebbe riuscire a capire, se con una seduta di spinning, magari anche di un certo tenore, di una certa lunghezza, potremmo addirittura riuscire a sostituire il lungo nelle discipline di endurance. Beh, in questo caso si esce dalla normalità di timing dei 50 minuti e talvolta lo viviamo, lo proponiamo anche noi, quello di andare a vivere soprattutto negli eventi spinning, no? Delle sedute che arrivano a 90, 120, a volte assistiamo alle spinning marathon di 5 ore, che possono essere quelli contesti dove veramente il lungo, perché tu sei comunque, una bici non si muove, ma la risposta cardiaca è la stessa che puoi monitorare su una bicicletta. Assolutamente sì, però in questi casi tu che sei esperto, quindi sicuramente curi il dettaglio a 360 gradi, forse bisogna dare qualche consiglio per riuscire anche a tamponare la sudorazione, per riuscire ad organizzarsi, cioè come si può? Assolutamente sì, intanto ci sono i consigli, o si fanno delle pause. I consigli vengono dati anche durante una sessione tradizionale di spinning da 50 minuti, okay, dove si suggerisce di integrare, in questo caso in 50 minuti, anche con semplice acqua, se non vuoi integratori di tipo salino, con un litro tra il prima, durante e dopo. Perché tu, se su una bici, tu sai che ti doti della classica borraccia. Assolutamente. No? Vai. E nel momento in cui il timing inizia a superare, no, questi 50 minuti, probabilmente è necessario integrarsi anche con dei solidi più delle volte. Credo che sia anche indispensabile, forse per te sembrerà banale, ma è un consiglio utile dotarsi di asciugamano, perché siamo fermi e quindi diciamo che la temperatura... Sì, per quanto le sale spinning dovrebbero essere dotate di una ventilazione, no? E di una deumidificazione, che si consiglia, e tendenzialmente è così, per far sì che venga, no, favorito il mantenimento della temperatura corporea il più possibile vicino, no, ai 36-37 gradi centigradi, ma è chiaro che non essendoci la ventilazione come nell'outdoor, l'asciugamano va a eliminare la sudorazione. Insomma, in definitiva, per dare la morale di questa puntata, sicuramente lo spinning possiamo consigliarlo a tutti gli sport, a tutti gli sportivi di tutti i livelli, anche ad atleti professionisti probabilmente, che ne fanno utilizzo, così come possiamo consigliare sicuramente a tutti l'utilizzo dei prodotti HIIT Pro, che è il partner WISP 2019, che ci dà non solo la possibilità di proporre questi nostri prodotti e il palinsesto WISP di TV6, ma anche di proporre prodotti importanti. Io li ho provati, devo dire che li faccio provare ai miei ospiti, perché anche tu hai provato i prodotti HIIT Pro, perché è un'azienda che ci dà la possibilità anche di omaggiarli a coloro che vengono a trovarci. Per me vale sempre l'idea dello spuntino, perché ci sono molti momenti nella giornata in cui vado a cercare qualcosina. I prodotti proteici ci danno anche la possibilità di integrare proteine che sono, come tu mi insegni, indispensabili alla vita e all'alimentazione dell'atleta. Sono i mattoni del nostro muscolo, pertanto magari mi viene da pensare che se coloro che dovessero vivere delle sedute di allenamento long dovrebbero fare una valutazione attenta se, no, dopo un certo timing iniziare a inserire anche questo tipo di supporto. Assolutamente sì, a questo punto quindi ringrazio HIIT Pro, ma ringrazio soprattutto Roberto Sara per la disponibilità, e ringrazio la WISP Abruzzo e Molise che ci dà la possibilità di essere qui insieme ovviamente all'emittente televisiva TV6, ringrazio tutti voi perché ci date, essendo sempre in tanti, la possibilità di andare avanti anno per anno, stagione per stagione, e così non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Dottor WISP.